Fra i massimi pensatori del Novecento europeo, Antonio Gramsci elaborò una riflessione originale e profonda sui fenomeni sociali, politici e culturali del suo tempo. Alla sua figura e alle sue idee, il Comune di Napoli dedica 2 giornate di studio, con contributi e testimonianze e con la lettura di alcune sue pagine autografe. Certamente Gramsci è il comunismo in prigione. Certamente Gramsci è ancora lì. È ancora dai quaderni dal carcere, è ancora lì che aspetta di essere scarcerato, come tante parole sono state imprigionate che noi non pronunciamo più. E una di queste è esattamente comunismo. E una di queste, vedete, le parole sono strane, perché Gramsci ha legato il suo nome a ordine nuovo, che nelle nostre orecchie suona evidentemente in una maniera sinistra. Allora noi qui abbiamo anche il compito, come dire, di dissequestrare le parole. In programma le conferenze di Giuseppe Ferraro sulla scuola politica di Gramsci e di Guido D'Agostino sull'eredità del pensiero gramsciano. Prevista anche la presentazione di 2 volumi sulla prigionia di Gramsci nelle carceri fasciste, dove scrisse pagine memorabili sulla crisi italiana ed europea di quegli anni. Voleva illuminare la strada alle classi subalterne attraverso il ruolo dell'intellettuale al servizio del popolo, attraverso la lotta, attraverso il rapporto tra legalità e giustizia e soprattutto quanto oggi è attuale il pensiero gramsciano da ogni punto di vista e quanto forte sono soprattutto 2 suoi messaggi, la connessione sentimentale tra i governanti e i governati, tra chi ha il potere costituito e chi dovrebbe essere soggetto attivo della trasformazione della società per la lotta per i diritti, e quel messaggio importantissimo dell'odio nei confronti degli indifferenti, di coloro che non si schierano nella vita. E quindi credo che è molto importante che una città, un'amministrazione rifletta sul pensiero gramsciano.